ultima mezz'ora di trasmissione, caro il mio Masieri Lorenzo. Esatto. E cosa succede nell'ultima mezz'ora di trasmissione mezz'ora, di solito? Mezz'ora degli ospiti. Oggi restiamo sul tema di giornata o comunque di queste settimane. Il Paris Saint-Germain e il Milan. No, assolutamente. Settimana scorsa tutti hanno parlato chiaramente di Seveso, sì. Ma c'è chi parla di Seveso da ormai tanto tempo. Infatti è in collegamento con noi Matilde Minella del comitato Bresso Novasca. Buongiorno. Buongiorno a tutti. Buongiorno Matilde, grazie mille di essere collegata con noi. Allora, questa settimana vi saranno fischiate le orecchie, perché insomma la parola vasca l'abbiamo detta non so quante volte. Abbiamo pensato spesso a voi e infatti vi abbiamo voluto questa mattina ospite per capire un po' quello che è successo, nel senso che, e io faccio riferimento anche, Matilde, ti rubo proprio due minuti veloci, a un articolo che trovate sul sito di Milano News Le Storie, dove nel 2022 assessore Ganelliera all'urbanistica, comunque l'assessore all'urbanistica ci ha detto questo. Allora, questa vasca sarà pronta nell'estate del 2022. Ok, estate 2022, così diceva. Diceva poi che vabbè, entro il 2023, affermava proprio ai microfoni di Good Morning Milano nella metà del 2022, diceva che finalmente Milano non vedrà più il Seveso esondare. Matilde, cosa è andato storto? Cosa è successo? Allora, diciamo che la vasca del Parco Nord, a parte tutte le sue criticità igienico-sanitarie di cui avevamo parlato anche in passato, è una storia un po' strana, di ritardi e accelerazioni senza senso. I ritardi è l'anno e mezzo di ritardo rispetto alla data del giugno 2022 che c'è su tutti i rendering che circondano la vasca e in cui l'assessore Granelli aveva garantito che l'impianto sarebbe stato messo in funzione. E invece c'è stato un anno e mezzo di cantiere attivo ancora. Adesso la vasca è ultimata, ma mancano tutti i collaudi. E proprio durante le forti piogge che hanno colpito il nord Milano, l'assessore Granelli ha deciso di saltare i collaudi e mettere potenzialmente in funzione la vasca prima che questi fossero finiti o meglio cominciati. E questa cosa ovviamente quando l'ha comunicata sui suoi social e ovviamente è arrivata alle nostre orecchie di residenti, di attivisti eccetera, ci ha lasciato abbastanza sconvolti perché appunto dopo ritardi su ritardi, spesso attribuiti addirittura ai ricorsi dei comitati che non hanno mai bloccato assolutamente niente, se no saremmo più contenti. A parte gli scherzi, che erano stati attribuiti a mille cause, invece erano ritardi sempre insiti ai lavori, mai attribuibili a cause esterne, abbiamo visto che questo famigerato 3 novembre, in cui scopriamo dall'assessore che dovevano iniziare i collaudi, la famosa paratia di accesso alla vasca veniva aperta e quindi una struttura non collaudata, quindi senza tutte le garanzie per il territorio, eccetera, e in una fase in cui ancora non abbiamo nessun piano specialistico di pulizia dai fanghi, sarebbe potenzialmente stata usata. Quindi un'accelerazione spropositata rispetto a ritardi secolari. Ecco, poi infatti Granelli poi ha fatto tutto, mi dicevi Lorenzo, sui social ha spiegato, esatto, tutto, Granelli, non è successo. Siccome ha ricevuto molte domande sulla vasca di laminazione, ha cercato di condensarle tutte in 5 minuti, in cui sostanzialmente risponde a appunto tutte le perplessità e sostanzialmente ha detto la vasca è stata ultimata a settembre, okay. Dovevano esserci collaudi eccetera, però sostanzialmente appunto come si diceva sono saltate le fasi. Granelli dice già che stiamo facendo i collaudi e c'è l'allerta gialla, la usiamo sostanzialmente. Diciamo che l'emergenza ha dato un'accelerata, ma io quello che mi chiedo però è questo: attualmente appunto la paratia è stata aperta, abbiamo visto quello che è successo comunque il venerdì, cioè venerdì è venuto giù, passatemi il termine poco scientifico, un fracco d'acqua, cioè adesso com'è la situazione lì, nel senso tu dicevi non c'è ancora ad esempio un contratto con chi dovrà pulire le vasche, non c'è ancora un piano per la pulizia delle vasche, perché ricordiamo bene qual è il tema, cioè voi non siete contrari, adesso ve la dico proprio, non siete contrari al laghetto sotto casa, giusto? Allora, esatto, perché non si tratterà mai di un laghetto, per cui esattamente, nel senso che noi siamo contrari a un'opera che
è stata un'opera devastante, inserita in un contesto molto particolare, molto difficile, incastrato tra abitazioni e scuole, per cui con tantissimi target sensibili, ricettori sensibili come si dice, per cui non è stata applicata nessuna mitigazione, con molto consumo di suolo, cementificazione, quindi per assurdo anche sottrazione di terreno libero filtrante all'azione che diciamo di solito sottrae pioggia al Seveso, quindi un po' un progetto contraddittorio che è stato lasciato da solo perché nessuna vasca monte, non solo vi dico, non è stata fatta, non è stata neanche cantierizzata. Soltanto Senago ha un cantiere che va avanti da tantissimo tempo, ma verrà realizzata una vasca parziale che ha uno scopo locale, le altre due del sistema sono rimandate. Scusa Matilde, mi stai dicendo che in questo momento né Senago né l'Entate funzionano come dovrebbero funzionare? No, non c'è neanche il cantiere. Ok, no, perché sempre nel famoso articolo su Milano News noi avevamo scritto, perché detto da Granelli, che a fine 2022 dovevano essere funzionanti Senago, Milano e l'Entate. Assolutamente, ma lo stiamo scoprendo anche noi. Senago sta realizzando la prima di tre vasche in serie che praticamente lamina le acque dei torrenti locali Pudiga e Garbogera, quindi non il Seveso. L'Entate non è neanche stata cantierizzata l'area, perché alcuni nostri amici sono andati a vedere e non c'è il cantiere. E Varedo-Paderno ha ovviamente la problematica della bonifica, che ancora non è stata messa in atto dei terreni. Per cui la vasca di Milano-Bresso, Parco Nord, come la vogliamo chiamare, è l'unica che adesso può entrare effettivamente in funzione, ovviamente sobbarcandosi le piene che arrivano da monte, perché questo è un altro dei nostri motivi di contrapposizione. Questa vasca è stata progettata per le famose bombe d'acqua, quelle che cadono su Milano e basta. Noi non siamo in grado, dico noi, come dire, territorio e anche l'impianto di laminazione, di laminare appunto una piena corposa come quella che corre da Como a valle senza nessuna area di sfogo, per cui un pericolo a nostro parere anche idraulico. E questo però ormai alla prossima precipitazione è tutto pronto, la paratia può essere alzata, la vasca può essere usata. E oltre a questo che vi raccontavo, non c'è ancora un piano di pulizia serio che ci dirà come verranno trattati i fanghi, campionati, asportati, rimossi. E grave, parimenti o forse anche di più, non sappiamo chi gestirà la vasca, l'ente che la gestirà. Quindi al momento chi è che c'ha il pulsante? Cioè, chi è che ha il pulsante rosso per aprire e chiudere la paratia al momento? Allora, praticamente la gestione pratica a livello cantieristico è di Metropolitana Milanese. Okay, bene, e infatti noi a Metropolitana Milanese, i suoi ingegneri, mercoledì 8 novembre andremo proprio al quartier generale della vasca, al cimitero di Bruzzano, busseremo la porta e chiederemo queste cose che ci stiamo dicendo, perché nelle nostre attività di presidio non andiamo spesso dalle istituzioni, e andremo a chiedere questa cosa. Allora, invece a livello di decisione idraulica è AIPO. Okay, perché AIPO decide su tutto il bacino. Chiarissimo, chiarissimo, chiarissimo. Allora torniamo di nuovo subito sul tema. Matilde, stavamo parlando appunto delle vasche del Seveso, raccontiamo un po' appunto a chi magari non è lì della zona adesso, com'è la situazione, nel senso in questo momento abbiamo scongiurato diciamo il riempimento della vasca, giusto? Sì, la vasca in realtà come opera è ultimata, nel senso che stavano lavorando alle opere accessorie, ad esempio la pista ciclabile che la circonda. Quindi è ultimata, però è ancora cantierizzata, cioè l'area noi non abbiamo accesso, hanno già messo tutti i segnali, i passaggi a livello di sicurezza, ma noi non abbiamo alcun accesso all'area. Però la vasca d'ora in poi potrà essere utilizzata, quindi c'è stato un balzo in avanti, invece di aspettare tutto il cronoprogramma di conclusione dei collaudi, inaugurazione, bla bla bla, diciamo che il Comune di Milano ha deciso di renderla utilizzabile ai fini della laminazione, esatto, delle piene del Seveso. Nel video mancano però degli anelli, perché non si sa ancora, come dicevamo prima, chi la gestirà, né chi la pulirà, come, con quali soldi, è brutto dirlo ma c'è anche questo, con quali interventi, noi speriamo specialistici, con quali campionamenti, noi speriamo fatti da enti competenti, ma tutto questo non è stato deciso né discusso nemmeno. Granelli nel video appunto a cui facevo riferimento prima dice che i collaudi, anzi queste prove dureranno 3 settimane più o meno e da fine novembre sarà ufficialmente in funzione eccetera. Il problema appunto che sollevavo anche fuori onda è il fatto della narrazione, ossia quando sarà pronta la vasca allora
niente più danni ai commercianti dell'isola, niente più, più Seveso che esonda, eccetera, eccetera. Ecco, quella forse è una Il narrazione. signor Beda sarà felicissimo, la parola prima del Esatto, signor Beda della Bedausi, cioè sarà felicissimo di avere questa vasca. a parte che di un'opera non ultimata, io non direi robe del genere, bisogna comunque vedere. Sì, anche quello è vero. E poi, appunto, come dicevi te, Fabio, si rischia E no, di si rischia un mettere po', no? Diciamo, adesso, contro. una volta si chiamava guerra tra poveri, adesso non voglio dare dei poveri a nessuno, ma nel senso è un po' la guerra tra cittadini, poi diventa però, cioè ovviamente voi dite no, ma quelli che stanno 2 chilometri più in giù dicono no, no, aprite quella maledetta vasca perché noi non vogliamo più l'acqua in casa, cioè tra parentesi, acqua in casa che voi non avete mai avuto, giusto? Nel senso, voi non, riuscite sempre a Guarda, scamparla no, fino noi adesso. no. Però adesso rischiamo molto di più, da Perché? quando il Seveso è diventato un canalone di questa Ecco. portata senza più filtro, diciamo, della vegetazione riparia con i massi cementificati, è tutto diverso. Infatti le acque purtroppo accelerano e questo danneggia anche Niguarda, danneggia anche l'isola, perché prima l'acqua veniva in un certo senso centellinata, poi molto veniva fatto dalle precipitazioni nei tombini che ovviamente poi esplodevano. Invece adesso proprio quella portata che arriva dalla Brianza viaggia a delle velocità che noi non abbiamo mai visto. Questo ovviamente danneggia anche i quartieri esondati. Il problema è che questa vasca, e lo spiegava l'assessore Granelli, l'ha detto nei vari interventi di questi giorni, Ah, gli è non scappato. eviterà le esondazioni, Ah, gli è scappato forse questa le cosa? ritarderà. Sì, no, guarda, l'ha detta in diverse interviste e ha detto al limite la ritarderà l'esondazione di 2 ore, però se l'esondazione deve durarne 6 e mezzo, le altre 3 e mezzo sono inevitabili, perché le altre vasche non ci sono. Questo già ci dà l'idea di come questo piano sia raffazzonato, senza offesa, veramente. E poi soprattutto manca di troppi tasselli che darebbero sicurezza al territorio, ma non solo a noi, perché noi, appunto, come dicevamo, in questa guerra tra cittadini non ne possiamo più, anche perché non è vera. Noi spesso andiamo a frequentare anche le zone, il famoso Lago Niguarda, del parco, ci interfacciamo con i cittadini sia dell'isola che di Milano, siamo tutti qui, no? Che di Niguarda. E condividiamo le stesse preoccupazioni, le preoccupazioni di essere in mano ad un progetto che comunque ha saltato tanti passaggi, soprattutto a nostro parere, di controllo igienico-sanitario, non ha fatto una valutazione di impatto sanitario come noi spesso abbiamo chiesto, ha fatto dei monitoraggi, per carità, i monitoraggi validi li abbiamo utilizzati perché erano supervisionati da ARPA, ma che non hanno modificato l'andamento del cantiere, che non metteva in atto prescrizioni, che sollevava comunque polveri pericolose, e questo è il passato. D'ora in poi parleremo di esalazioni, parleremo di fanghi potenzialmente inquinati e come si fa a esporre una comunità nostra di 2.000 cittadini e 3 scuole, ma anche Niguarda, anche Cormano, perché l'aria viaggia, a esalazioni di 250.000 metri cubi, cioè 100 piscine olimpioniche equivalenti di acque inquinate, lo dice ARPA, non lo diciamo noi, Comitato Novasca, e con molti reflui fognari, perché tutti gli allacciamenti delle fogne in Seveso finiscono qui. Infatti, se voi andate a guardarvi i dati dei monitoraggi ambientali resi proprio da Metropolitana Milanese, per cui, cioè, non di parte nostra, No, no? su questo Hanno voce, sì. devo dare atto al vostro comitato che quello che dite sono dati che arrivano quasi sempre dall'altra parte, in realtà, cioè Sì, è ARPA, vero. MM, Comune, che danno dei dati, voi semplicemente li leggete dalla vostra parte dicendo: ma scusate, ma c'è scritto qua, non è che stiamo inventandoci niente, no, no, su questo devo dare. Insomma, No, esatto, come dici tu, sì. Nel senso che lì dicono che c'è una contaminazione anche da batteri di origine fecale alta, eccola. alta come non c'è nel Seveso Quindi altrove. dai, non è male, no? C'è chi ha finalmente la metropolitana sto casa e chi può avere una fogna sto casa. Siete contenti? Siete finalmente, no? Felicissimi, Infatti, immagino, felicissimi. immagino, immagino. Matilde, dacci un po' le coordinate invece per seguire da più vicino il comitato, perché so che, insomma, oh, Certo, non vi hanno ancora allora. fatto l'inaugurazione, che vi tolgono un momento più bello sarà per voi, no? Potervi rovinare, Sì, immagino potervi esatto, è rovinare la nostra l'inaugurazione. aspirazione È ultima. ovvio. Allora, le nostre coordinate sono la pagina Facebook Bresso Novasca, dove noi aggiorniamo più che settimanalmente con tutte le attività, i video dei nostri presidi, i testi dei nostri volantini, la stampa che parla di noi quando ne parla, eccetera. E ovviamente preannunciamo le nostre
attività sul territorio, e una di queste, come ti dicevo, è mercoledì mattina 10:30 al piazzale del cimitero di Bruzzano, davanti al quartier generale di MM della Vasca. Saremo in presidio a chiedere e cercare di incontrare gli ingegneri a cui abbiamo fatto richiesta di incontro, gli ingegneri di Metropolitana Milanese, per avere le risposte ai quesiti che vi sto esponendo, quindi su pulizia, gestione, sicurezza idraulica, tutto quello che manca. Dobbiamo sentirci allora poi giovedì per sapere com'è andata a sto punto, cioè... organizziamo per sapere cosa mi hanno detto. Va bene, Matilde, grazie mille. Grazie a voi per l'ascolto e l'attenzione. Grazie, ciao. Grazie. Ciao, grazie. Ciao.